Una visita immersiva ed interattiva, grazie alla realtà virtuale, nel mondo dei rifiuti per imparare a conoscere il significato dell'economia circolare. È questo l'obiettivo della campagna itinerante West Travel, che ha fatto tappa anche ad Arezzo, dove hanno preso parte all'iniziativa 250 alunni della scuola primaria Sant'Etani e della scuola primaria Masaccio. I ragazzi andranno a vedere 13 impianti diversi per 13 flussi merceologici, è la prima volta che vengono messi insieme tutti questi materiali ed è un progetto che mette, diciamo, la tecnologia al servizio della didattica. Quindi attraverso i visori VR potranno entrare negli impianti di lavorazione di quelli che sono chiamati rifiuti ma che in realtà sono una risorsa, potranno appunto entrare negli impianti, muoversi all'interno di questi e vedere come un materiale passa a nuova vita. Questo è un progetto assolutamente unico sul panorama nazionale e vi dico anche unico sul panorama europeo, perché innanzitutto supera un po' il concetto di raccolta differenziata, che è un concetto che diamo, diciamo, un po' già per acquisito, ma è un progetto sull'economia circolare. L'economia circolare è la grande rivoluzione industriale, la chiamano quarta rivoluzione industriale, cui siamo chiamati a transitare da qui al 2050 alla Commissione Europea, e attraverso questo viaggio immersivo nella realtà virtuale del mondo del rifiuto facciamo vedere ai bambini, ma non solo ai bambini, come quello che noi buttiamo tante volte può tornare a diventare cosa e può essere reimmesso nel ciclo produttivo. Abbiamo noi come progettualità proprio di questo mandato della Giunta Ghinelli di attivare proprio politiche sull'economia circolare. Abbiamo orora bandito un avviso di manifestazione di interesse per partecipare a una call europea in tema ovviamente di circolarità economica, sia quindi per la riduzione dello spreco alimentare e per incentivare il riuso, quindi è un progetto importantissimo e la sua valenza è una valenza fondamentale da un punto di vista culturale ed educativo, perché ovviamente partiamo dai più giovani.